Una serata dedicata al gentil sesso all'insegna della danza, della musica e della poesia. A promuoverla ieri sera a Bisceglie il movimento politico-culturale Democrazia e Solidarietà, anticipando di poche ore la festa che per eccellenza celebra la donna. L'iniziativa è stata organizzata nell'auditorium Enzo Papagni, luogo di partenza per un viaggio a 360 gradi nell'universo femminile, in compagnia di ospiti quasi esclusivamente al femminile. Donne impegnate in campi differenti, nella politica, nel sociale o nella musica, come nel caso della madrina e conduttrice della serata, la direttrice dell'Accademia Musicale Biagio Abate, Enza Martina. È una serata che è interamente dedicata alla donna, ma allo stesso tempo vuole parlare agli uomini. Perché è considerato, ecco, io penso che le donne, fino a quando si riuniranno da sole per cercare di risolvere i loro problemi, non riusciranno a farlo. Quello che conta davvero è un dialogo costante con gli uomini, affinché ci sia poi un risanamento di quelli che sono i pregiudizi sociali e quindi sia gli uomini che le donne conquistino quella libertà vera che solo se entrambi si correranno incontro e si daranno la disponibilità per molte cose, riusciranno ad avere. Sul palco, performance al maschile e al femminile, con passi di danza classica, versi e brani tratti dalle grandi opere liriche del passato. Un omaggio al mondo delle donne attraverso l'arte e la bellezza. Vogliamo celebrare la donna attraverso la poesia, la musica e la danza. Sono delle prerogative che interessano molto spesso la donna, ma che allo stesso tempo abbraccia il mondo maschile, proprio perché la bellezza io ritengo che non faccia parte soltanto del mondo femminile, ma se gli uomini si guardano dentro riusciranno a trovare anche quella parte di dolcezza tipica delle donne, ma anche maschili.